Buona giornata cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 21 febbraio 2018. Questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Firenze, pass per parcheggiare ovunque ad Agnese Renzi. Nardella dice richiesta della prefettura, che smentisce dicendo non ci risulta. La moglie dell'ex premier può parcheggiare ovunque, transitare nelle ZTL, nelle aree pedonali, grazie a un contrassegno rilasciato dalla società che si occupa dei servizi stradali nel capoluogo toscano. La denuncia di Francesco Torselli e Giovanni Donzelli, esponenti di Fratelli d'Italia, che dicono ennesimo privilegio. Dallo staff del sindaco parlano di richiesta per motivi di sicurezza arrivata da Palazzo Medici Riccardi. Contattata da ilfattoquotidiano.it, la prefettura assicura che dai loro uffici non risulta essere mai partita un'istanza del genere riguardante l'auto del coniuge del segretario PD. Palermo, responsabile provinciale di Forza Nuova legato e ha aggredito in centro. Massimiliano Ursino, aggredito attorno alle 19 lungo Via Dante. È stato legato con nastro da imballaggio e picchiato a sangue. Ha riportato ferita alla testa e contusioni al volto. Gli autori dell'agguato avevano il volto coperto dalle sciarpe. Forza Nuova ha detto il braccio di questa feccia armata di varie, dei. Dai vari Parenzo e Boldrini. Berlusconi cerca responsabile anche tra i 5 Stelle, con noi indennità piena, dice Di Maio, risponde peggio della camorra. Il leader di Forza Italia dice non si dice mai di no a chi dice che sottoscrive il programma. Si tratterebbe di responsabili, anche perché i candidati sono presi a casaccio. Il candidato del Movimento 5 Stelle invece risponde: traditori del mandato elettorale. Erostrato, i due accusati di Cesio Maggiore si difendono. Caccia alle streghe degli inquirenti. Ci siamo finiti dentro. Il paese del Bellunese, di neppure 4.000 anime, al centro di un interesse senza precedenti per il caso del bitomane che firma lettere minatorie e lascia caramelle con spilli all'asilo. Nemesio e Samuele Aquini, i due indagati, alzano bandiera bianca. Questa faccenda ci metterà in ginocchio economicamente. Dovremo pagare le spese legali. Ci hanno sequestrato anche il bicarbonato comprato per la gastrite, hanno detto. Mondo di mezzo, la procura dice confiscare beni per 150 milioni a Carminati e Buzzi. Sono alcune delle richieste che PM di Piazzale Clodio ha depositato in una memoria davanti al tribunale che si occupa delle misure di prevenzione sulle quali i giudici decideranno nelle prossime settimane. Per l'ex NAR anche sorveglianza speciale con obbligo di dimora una volta scarcerato per la durata di 4 anni e per 3 anni e 8 mesi per l'ex RAS delle cooperative. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.